a tutti ragazzi, benvenuti qui per un nuovo video dal vostro Peppe Gamer. Oggi andremo a aprire tanti pacchetti e spero che FIFA mi faccia un bellissimo regalo e vi faccia gustare questa apertura di pacchetti. Oggi, oltre a questo, andremo a provare anche la squadra insieme a voi e vi faccio vedere che cosa è capace il vostro Peppe Gamer con una grandissima intesa che ho creato. Siamo arrivati a ben 100 di intesa e un 83 di valutazione squadra. La squadra è rivolta verso la Premier League e ve la andiamo a gustare insieme a voi. Andiamo qui per prima cosa, prima di gustare la squadra, ci andiamo a aprire alcuni pacchetti che sono veramente pacchetti oro, pacchetti, potete vedere, pacchetti Mats, rari e anche altri pacchetti molto importanti che abbiamo preso attraverso la Division Rivals. Il primo pacchetto, come vedete, non è tanto brutto, è un 80, un portiere tedesco, ma non ci serve, quindi lo scappiamo. Il prossimo pacchetto, silenzio ragazzi, niente, eppure un Zapata, un colombiano 82, non ci serve per il nostro attacco, e noi abbiamo il bellissimo Vardy, il bellissimo Rafa. E come vedete, scartiamo la maggior parte dei pacchetti, vogliamo questo. Wow, UEFA Champions League Portogallo, speriamo. Esterno destro, Benfica. Un 84, è sempre lui comunque, esterno destro, sempre gli stessi si trovano pacchetti. E Pizzi, 84 e Benfica. Come questo, dopo di questo andiamo a vedere l'ultimo pacchetto. E poi ci andiamo a giocare la partita. Niente, va, Medel. Niente, eccoci qua ragazzi, come avevo detto, andiamo a provare la squadra insieme a voi. Vi ricordo che abbiamo un 4-4-2. Vediamo se possiamo riuscire. Attacca benissimo il nostro avversario. Ora qua un'azione molto importante. Attenzione, il passaggio sull'area. Attenzione, prova il tiro! Mamma mia! Attenzione, riportiamo qua. Facciamo un po' di organizzazione. Chiudiamo! E il gol subito, ragazzi. Il gol subito, come sempre. Come sempre, ragazzi, il gol subito. Ma perché dico io? Ma perché dico io? Ecco qua il gol. I manage del Wolves. Attenzione, attacco davvero intrigante. Attenzione ragazzi, ancora lui, attenzione, Joelinton tenta il passaggio, vediamo se ci riesce il passaggio, il tiro! La rete di Agudelo che è entrato poco fa al posto di Rashford. Ecco qua l'1-1, 87, questo è stato sbloccato dai nostri obiettivi. Colpo di testa ribattuto, meno male, attenzione, riparte il nuovo attacco davvero pesante, il tiro e la doppietta sempre lui, Agudelo, questo giocatore ricorda abbiamo sbloccato negli obiettivi. C'erano altri due giocatori, ma ho preferito prendere lui. Un attaccante davvero importante. Attenzione qua, attenzione, rischio, 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 rischio! Il pareggio, ragazzi. Attenzione, 90esimo, minuto di recupero. Possiamo andare in vantaggio. Attenzione qua, l'ultima azione. Parte sulla fascia, bellissimo l'attacco di Zaza, il passaggio, la tripletta ragazzi, la tripletta, e poi dopo questa vittoria insieme a voi ci andiamo a aprire il restante dei pacchetti e speriamo se troviamo qualche cosa da dedicare soprattutto ai nuovi iscritti, al record raggiunto di 680 iscritti e tantissimi piace per voi. E scrivete qua sotto se vi piacerebbe vedere qualche altro tipo di video di questo genere. Infatti, vedete qua abbiamo raggiunto il fuori classe e ora ci andiamo a aprire
un bellissimo pacchetto per dedicare soprattutto ai nuovi iscritti, e andiamo qua subito con un pacchetto. Vediamo che cosa ci spunterà. Niente da fare, è un Jess Navas, però spagnolo, potrebbe servirci. Abbiamo anche spagnolo in squadra, potrebbe servirci. Andiamo a pagare l'altro pacchetto. Jess Navas è un poco fatto un poco vecchiotto. Andiamo a fare questo pacchetto qua. Vediamo, niente da fare. Zonzi 80 francese, non ci serve tanto. 42 velocità, davvero una schiappa. Andiamo a aprire gli altri pacchetti. Spero che vi stia piacendo questa produzione di pacchetti. Ho visto che, andiamo qua a vedere, ho visto nello scorso video, e in questo è fatto il partito, ho visto nello scorso video che avete spolliciato tanto. Spero che spolliciate anche in questo video. Andiamo a vedere un po' come la situazione. Ecco qua i premi che avevo detto che avevo sbloccato. Vediamo qua, opzione 1, opzione 2, opzione 3. Andiamo a opzione 1 e 15.000 crediti, non ci serve tanto. Noi serve migliorare la squadra, quindi vediamo opzione 2, 2 pacchetti oro, 2, no, no, 3. Vediamo qua, 4 oro e 2. Andiamo con l'opzione 3. Che vediamo che opzione 2 non è tanto conveniente. Andiamo con opzione 3, andiamo ad aprire questi pacchetti. Division Rivals, livello 3, non ho fatto, pochissime partite in questa Division Rivals. Volevo prendere solo per sbloccare qualche pacchetto, in più ho fatto per i classi 3, non school battle. Andiamo subito ad aprire questi pacchetti. Sono 6 pacchetti, ragazzi, come vedete sono 6 pacchetti. Spero che troviamo qualche cosa. Sono 4 pacchetti oro, ma non penso di trovare tante cose importanti. Ecco qua il primo merino, si può anche scartare, non ci serve. Liga spagnola. Andiamo a vedere, non ci serve nulla qua, possiamo utilizzare per fare aggiornamenti, 82 più, tanta roba, ne trovo che pacchetto. Andiamo a vedere quel secondo pacchetto, è doppione come al solito, un altro Rekic, ecco qua, hai visto come vedete, gioco la Ligan. Tutti possiamo utilizzare per andare a fare degli aggiornamenti, sbloccare altri pacchetti. Vediamo qua, Rice, potrebbe funzionare al centrocampo. Andiamo ad aprire l'altro, brutti pacchetti, ragazzi. Come al solito FIFA fa sempre una stronza. Ecco qua spagnolo, attenzione CDC, grazie per dati. Raramente si potrebbe anche utilizzare come negli aggiornamenti 82+. Bene ragazzi, questo è tutto, spero che vi sia piaciuto il video, lasciate un like, un bel commento, iscrivetevi al canale se non siete iscritti. Io vi ringrazio sempre per il supporto che date in questo canale, e ci vediamo al prossimo video insieme a voi. Sempre vi ricordo, o venerdì o sabato uscirà sempre un nuovo episodio riguardante il pack opening, e potrebbe anche uscire la prossima settimana qualche video riguardante il tutorial su come alcune strategie educative su come guadagnare soprattutto sul web. Io vi ringrazio e ci vediamo alla prossima.